Sempre la quarta giornata, Derby Sports, girone di clausura, Bunga Team, che era partita un po' così, poi il recupero in serale con le temperature e i colori della Champions League contro la Polisportiva hanno portato alla prima vittoria e adesso il Bunga ci ha preso gusto. Anche contro i Blancos, neopromossi dalla Divisione 2, saliti baldanzosi, convincere di fare bene, si sono dovuti piegare a Sinisi Luca e al Bunga Team. Sinisi Luca, che è stato anche autore di una doppietta in questa vittoria per 7-3, ci racconta com'è andata la partita. Ma innanzitutto la vittoria va che insieme portano a realizzare il risultato. Il capitano, perché era patrona di San Martino oggi. Poi ci sono quelli che fanno i gol, che sono le cose che nella vita contano, insomma, e ci sono delle volte dove dai tutto e non arrivano, delle volte invece magari hai un po' più di fortuna, le cose girano, insomma, e magari ne fai anche più di uno. Ciononostante credo che la vittoria di oggi è stata meritata al gruppo, ci conosciamo da tanto tempo, siamo molto amici, perché gli avversari erano più giovani, correvano di più, avevano tanta grinta e nonostante questo siamo un gruppo di amici molto unione, riesce a vincere le partite anche magari dove riesce rosicchiando qualcosa con dei giocatori più giovani e più in forma di noi, insomma. Adesso vediamo di comportarci bene nelle prossime partite, cercando di andare avanti nel modo in cui abbiamo giocato oggi. E ringrazio chi è il mio capitano da sempre e ringrazio Bunga Team per avermi fatto giocare questa mia terza partita, se non sbaglio, e insomma viene così. 6 punti in 4 partite, la speranza è quella di riuscire ad arrivare nella zona di promozione? L'obiettivo è quello sicuramente, il punto è che stiamo crescendo partita dopo partita, ci ha fregato sicuramente il caldo la settimana scorsa perché manca un po' di fiato, insomma, essendo tutti quasi trentenni non siamo più tanto allenati, quindi partita dopo partita si rifà il fiato, oggi avevamo anche qualche cambio in più, insomma, io sono positivo e ottimista, credo che arriveremo sicuramente il risultato che ci siamo prefissati. Ringraziamo quindi il Bunga Team per l'intervista, che trovate ovviamente su derbysports.it. Grazie. Grazie ancora.